Benvenuti, belle mie, io sono Sly e questo è un nuovo episodio di Cyberpunk 2077. Allora, nell'ultimo episodio, in vostra assenza, ho dato un'occhiata un pochino a sto gioco per vedere come cazzo funzionava. Sì, perché parliamoci chiaro, non è che ci ho capito molto, diciamo, molto confusionario, però credo di aver capito un bel po' di robe. Intanto noi non abbiamo soltanto i punti talento, ma anche i punti attributo, quindi i punti attributo li vai a mettere qua. E penso che poi più aumenti questi, più ti aumenteranno i perk che poi potrai fare. Quindi non è soltanto una cosa che va a catena qua, ma anche una cosa che si sblocca avendo appunto un certo livello. Vedi, questo qui è necessario attributo 12. Ecco, esatto, l'ho appena letto. E infatti è giusto come pensavo. Mentre questo è il nostro inventario, abbiamo trovato ieri un bel po' di armi in vostra assenza, perché comunque sono andato un po' in giro, così ogni tanto c'erano delle gang così criminali, li andavo ad inculare, quindi ho ottenuto un nuovo pompa, ho ottenuto queste armette qua, il nostro personaggio come vedete ha cambiato un po' outfit, abbiamo delle cose che non sono male, tipo 12 di armatura, 9, 24, questo qui è una canottiera di 24 di armatura, cioè in base a quello che avevamo. È abbastanza. E poi un'altra cosa, che ho fatto un po' di missioni secondarie, più o meno ho capito come funzionano, e ne abbiamo altri del tipo qua, che devo pagare il debito a Victor, quello che ci ha montato, diciamo, l'occhio e gli impianti cybernetici e tutte queste cose qua. Parla con i gemelli, sono stato a un incontro, ma ci vogliono almeno 4.000 per affrontarne uno, 8.000 per affrontarli entrambi, e non ho soldi, cioè anche se ora 4.000 ce li ho, ma quando c'ero andato non ne avevo. Psycho Killer, devo uccidere 17 psicopatici, insomma, devo uccidere loro. Il problema è che non vengono segnati nella mappa, quindi penso che poi quando li incontriamo. Quindi qua devo attendere invece questa fine dell'isolamento, quindi in teoria da tutte queste missioni non ne posso fare nemmeno una. Io direi di andare avanti con la storia, quindi dovevamo parlare con la nostra cliente, sempre per fare in modo di recuperare quel chip della Rasaga. Quindi io chiamerei la mia macchinina. Chiamerei... ah, ma è già lì la macchina. Attenzione, guarda per la nostra macchina. Non so se poi c'è tipo un sistema di personalizzazione della macchina, una roba così. Spero di sì. Attenzione, andiamo verso la destination. Beh, lenta in culo comunque sta macchina. Ah, comunque raga, mica è un giocone, eh? C'è poco da dire. Purtroppo l'unico proprio che non penso sia manco... ah, porca puttana. Graficamente, a livello di colori, è tutto, non lo so, qualcosa che mi sembra abbastanza perfetto come gioco. Mai vista una, diciamo, una città open world animata come questa. L'unica cosa che mi lascia un po' così è, diciamo, l'inventario e alcune cose che onestamente potevano farle meglio, meno confusionarie e più intuitive, ecco, potevano farle un po' così. Però magari sta cosa è anche una cosa mia, perché magari ho iniziato a giocare adesso, cioè magari poi ci fai l'abitudine, anzi quasi sicuramente sarà così. Comunque, nel frattempo che noi abbiamo detto queste quattro cazzate, siamo quasi arrivati a destinazione. Dobbiamo andare in una specie di nightclub. In teoria dovremmo essere qua. Devo solo trovare un parcheggio. Entro da qui. Oddio, levati dai coglioni e poi ti investono in chiamate la polizia. Vabbè, non è perfetto, ma è sempre parcheggiato. Dai, non è male. Va bene, parcheggiamo la nostra macchina ed è qui che dobbiamo andare, quindi. Mi sembri un po' teso, bello. Attenzione, guarda che io ti trombo subito. Ma guarda, io ti trombo subito. Brain Dance, che c'è di bello? Che offrite? Cosa non offriamo? Uomini e donne dei tuoi sogni, vere stelle della recitazione sinaptica. Qui niente palle mosce né fiche passe. Roba d'autore, ti fa pompare il cuore e schizzare i nervi fuori dal corpo. Ha il doppio senso sto pompare e schizzare, secondo me. È per questo che la gente viene da noi. Beh, sapete come venderla. Qui non abbiamo merda prodotta in serie. Ti dico solo tre parole. BD su misura. Ci vuoi dare dentro? Ma vai a fare. Su vai, misura? Vai. Cazzo, pare una figata. Ok, ci sto. Un paio di cose che devi sapere. Dimmi qualunque tutto. Registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente palpatine.
Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperto? Secondo te non lo so. Mm-hmm. La porta è aperta. Ah, questo l'ho notato. Diverti, comunque, puoi essere figa quando tu vuoi, come minchiateciame, no? Però è vero anche che sei più plastica che pelle. Quindi direi che se ti prendo su Amazon, beh, forse allora costi anche meno. Andiamo avanti. Ma che bel faccino che hai! Oh, ma buon salve. Lei chi mi... Oddio. Parliamo con lei, anzi non parliamo con nessuno. Andate a fanculo. Attenzione, che bello questo pamo. Oddio, ma quanto minchia è fatto bene, raga. Porca puttana. Andiamo a parlare con lui. Ciao. Buongiorno. Prendi qualcosa? Allora, cosa posso ordinare? Sarà meglio che va. Sto cercando Evelyn. Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Non te ne frega, un cazzo. Rispondi alla domanda. Rispondi alla cazzo di domanda. Mi sembri un po' teso, Ciumba. Prenditi un cubicolo, magari scarichi la tensione. Ciumba, ci ho rigiato sopra. Divertiti un po', rilassati. Torna da me quando sei più in buona e ti faccio un drink. No, ma vai a fare il tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Ah, cliente abituale. E lei, Evelyn? Oddio. Ma io ti trombo tutta. Tu sei fatta di pelle, non di plastica come la tua compagna. Attenzione, mi riempi. Evelyn Parker. Oh, è lei. Ho capito chi eri appena hai messo piede qua dentro. Oh, bevi la mia tequila preferita. Attenzione, fallo cicchettini tequila. Tutta una volta, avanti. Zenzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Beh, secondo me è stato culo, non te ne vantare. Perché incontrarsi proprio qua? Posso farlo grazie al mio livello, penso, di intelligenza, no? Che forse aumenta anche un po'... un po' come Fallout, no? Più aumentate, diciamo, il carisma, più potete accedere a dei dialoghi un po' più persuasivi. Perché siamo qui? C'è un motivo preciso? A dire il vero, questo posto non mi sembra proprio da te. Lo prendo come un complimento. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Ho sbagliato a dire qualcosa? Tu mi guardi troppo male, Ciccio. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Matteo, mi raccomando, dati dai coglioni, non dire niente. Ma buon salve, lei chi è? Oh, orca puttana. Come me per un bel fusto affamato come te. Potresti intanto farli un po'. Un po' pazzerello. Dopodiché si ci metti sopra e potresti iniziare a... Magari vado. Vado, mostrino. Ma qua sono tutte delle puttane incredibili, raga. Vabbè, siedimi. Pensavo che c'era qualcosa da leggere. Allora, siamo io e te da soli con un ologramma di una ballerina che balla. Mi sembra il momento ideale per guardarci negli occhi, dato che non parli. Dax mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Ti ho un culo di ologramma. Sono il migliore, non ti interessa quello che pensa Dax. E qua potremo un pochino... Vabbè, non ci fidiamo solo perché è una figa, dai. Non te ne frega un cazzo di quello che pensa Dex. Lo sappiamo entrambi. Hai problemi ad accettare i complimenti? Proprio no, come te. È solo che non mi sembri tipa da lusinghe. Sbaglio? Attenzione, stiamo col... Se tu non sei tipo da Dex. Vi conoscete da tanto? Stai scrivendo la biografia di Dex? Stai scrivendo la biografia di Dex? Mi spiace deluderti, ma... non so molto. In altre parole, vi conoscete appena. Eppure ha affidato a te questo lavoro. Bizzarro. Parliamo di affari, non rompere i coglioni. Dai, che già veniamo, mi stai sul cazzo. Che cos'hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka. Il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? Mai nella vita. Troppo caro per le mie tasche. Vai, l'hotel siamo ragazzi di strada, noi. Direi di no. Troppo caro per le mie tasche.
L'arredamento è veramente fantastico, come potrai vedere. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Sarà proprio un membro della famiglia? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Cazzo, aspetta, quindi è lui, quindi il Arasaka capo Junior in teoria. Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City. Appunto. Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Direi di sì. Secondo me questa qui è Sally Tromb, ragazzi. Mi posso sbagliare. Vabbè, sentiamo cosa hai da dire. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? Ma fammi un po'... Dai, vai a fare il culo. Vabbè, dove tieni il relic? Vabbè, ha detto che è in un hotel. Vabbè. Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Forse tipo... Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Non so se fidarmi. Segui. Di lei, perché comunque... Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Una che me ne faccio dance. Di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Appunto. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No, possono essere molto utili. Attenzione. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Ah, quindi lei... Impianto di registrazione BD. È un problema? No, però... Cioè, quindi lo conosce di persona questo... Sulla registrazione c'è la stanza di Yorinobu. Vuol dire che eri lì. Lo conosci di persona? Come credi che abbia avuto le informazioni? Direi che lo conosco piuttosto bene. Ah, se lo trova, dai, palesemente se lo trova. Strettamente professionale. Sì, soddisfa entrambi. Strettamente un cazzo. Vediamo, dai, te lo trombi per forza. Judy ci aiuterà. È una mox anche lei. E ci conosciamo... da anni. È una mox. Quindi lei è pure una mox. È importante. Ho capito. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma se vuoi te lo posso... Ma è una mox. Te lo paro pure. Non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Allora, è una mox. Quindi fai il bravo. Baci piano. E tieni a bada la lingua. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Il lavoro è non. Dipende. Ah, le mox, qua possiamo ottenere delle informazioni su chi sono. Allora, le mox è una di quelle storie che al tempo stesso molto semplice o molto complicata, a seconda di chi la vede. Per Janice era entrambe le cose. Le mox sono nate perché occorrevano, non avevamo nessuno dalla nostra parte, nessuno ad assicurarsi che la giustizia ci proteggesse, quindi abbiamo preso in mano la situation. Le mox sono composte da persone che nessuno noterebbe se anche sparissero dalle strade, prostitute, artisti spiantati, ribelli senza una meta e anime inquiete, che non hanno avuto fortuna nella vita. Vabbè, e in breve, le mox sono appunto tutte gente di strada, sai, prostitute, gente così che non ha nulla, che si è fatta da sé. Comunque in qualche modo si sono creati un nome con questo bar, con questo pub, che è il miglior, diciamo, bordello, se lo vogliamo chiamare così, di Night City. La brain dance. Tecnici di brain dance cercano sempre di trovare, e queste brain dance appunto sono degli ologramma virtuali, tipo, cioè, delle cose che ti fanno vivere dei momenti, solo che qua magari la gente pensa che in questo caso li usino solo per proiettare, diciamo, donne arrapate e farsi una sega virtuale, invece in realtà
servono anche per affari proprio di spionaggio in un certo senso. Ehi, eccovi qua. Questo è V, è qui per quella BD. V? Questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Ah, sono tutte fighe in questo gioco. Bella attrezzatura. Attrezzatura notevole. Serve tutto questo per processare le brain dance. Ma che cazzo ti stai guardando, Jody? Analizzatori, amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, convertitori di espressioni facciali. Vabbè, Jody... parla italiano in modo che ti posso capire. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Vai, calibriamoci tutto. Ma con questo gioco è un miscuglio di tanti giochi, eh? Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Che cazzo stai dicendo? Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Ma mai nella vita? Conosco le BD, ma quelle grezze sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Ah, però dai, fatti bene i dialoghi, le espressioni facciali, ragazzi. Questo gioco è troppo figo, raga. Sembra, da una parte, il fatto che vivi questi filmati in prima persona sembra tipo un Far Cry. Mentre tutto quel sistema di armi, tutte queste cose qua, mi ricorda molto Borderlands. Però ha tutto un modo suo di farlo, no? Un modo unico di questo cyberpunk. Poi vabbè, l'ambiente, tutto. Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Che profilo, okay, sia? Inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Come non questa volta? Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Beh sì, in effetti ti vedo tutta... in fosca. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Ok. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Non ho voluto parlare apposta perché io mi immedesimo come se il personaggio. Devo testare il tuo profilo. Io, raga. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo. Non può usare la mia registrazione, perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Va bene, fai partire la tutorial. Allora, raga, io siccome questa parte l'ho già fatta, quindi io il tutorial lo salto. In teoria non è altro, queste brain dance sono delle registrazioni visive che lei, in questo caso è Evelyn, ha vissuto. Quindi noi praticamente entriamo a rivivere il suo ricordo, solo che tramite questa tecnologia noi possiamo vedere, analizzare cose, è tipo un video, no? Infatti loro ti fanno vedere una scena di una persona che prende l'arma da uno, entra per rapinare un negozio, poi esce e viene sparato, ok? E in tutto questo noi possiamo vedere tipo quello che stava succedendo mentre ha preso l'arma, se l'arma era difettosa, quindi possiamo analizzare l'arma, possiamo analizzare cosa faceva quello indietro, ovviamente nel suo raggio di visione, di ricordi che aveva. Quindi addirittura mentre che è stato sparato, che lui non se n'è accorto, possiamo addirittura seguire la traiettoria o chi ha sparato intorno a lui. E quindi è questo qui che ci fa capire in breve. Quindi io salterei il tutorial perché più o meno ve l'ho spiegato. Non ci vorrà molto. Immersione fra 3, 2, 1. E quindi tramite questo tutorial noi andremo a fare adesso la... Il piano è semplice, non fare cose strane. Ecco, vai ecco. Dentro, prendi l'incasso. Questo e era quello che era successo a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Attenzione, vedi, questo qui mi dà la pistola adesso. Ok, ora vai. Perfetto. A terra, tutti a terra. Voglio vedervi baciare il pavimento. I soldi, ora. Sei coglione. Che ti sparo in faccia. Sì, io. Muoviti o ti faccio saltare la testa.
quella esplosa. Prendo i soldi, dopodiché io esco e mi sparano. Qua non si capisce più un cazzo, ok? Devastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ti ha fatto veramente bene. Chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Potete fidarvi, dai. È pelata. Judy, T-Bug è una professionista e fin troppo discreta. Puoi fidarti di lei. Perché me lo dici tu? Sì. Ti prego, Judy. Non ti metterei mai in pericolo. Scusate che io ho sbagliato. Ok, Vi. Chiamati Bug e procediamo. Ok, chiamati Bug. Comunque, questa cosa è molto figa, raga. Bug, ascolta. Ho una registrazione utile del Compeki Plaza. Una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Vabbè, Judy ed Evelyn, diciamoli la verità. Judy ed Evelyn, sono a posto. Mi stanno aiutando ad analizzare la BD. Ok. Dimmi cosa abbiamo per le mani. Abbiamo due pezzi di gnocche comunque. Mi serve il tuo aiuto. A livello lavorativo. Non ho idea di cosa cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. E ci dà la mia testa. La mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Guarda come sono tutti dei cyborg. Però bellissima l'idea di essere collegati fra di loro. Ci siamo. E adesso balliamo. Ma balliamo un paio di cazzi, vai. Allora, e adesso riviviamo questa... questa incredibile scena. Ok. Qua già stiamo vivendo... Allora, metto pausa. Qua stiamo praticamente vivendo la scena di Evelyn quando è andata a casa di Yorinobu, no? Arasaka. Quindi stiamo vedendo quello che è successo. E come potete vedere, quello che stiamo vivendo è un video. Possiamo mettere play, possiamo mettere pausa, possiamo tornare indietro o possiamo andare avanti. Addirittura possiamo pure passare in questa modalità dove possiamo vivere quello che stava succedendo intorno a lei. Sì, lo so, Evelyn è un po' diversa quando è andato lì. Purtroppo non possiamo entrare dentro, sotto la minigonna, purtroppo, per molti, vediamo se si può fare, si sa mai, vi faccio contenti, no, non si può scendere più così, pazienza, per chi è porco come me non potrà soddisfare le proprie richieste. Comunque, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Sembri un bel bocconcino di carne scopabile, lo sei? Di Evelyn. Porca puttana, sembri un... Ho sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Sembri un bel bocconcino di carne scopabile, bellissimo. Ho detto no. E qua abbiamo la mia testa per questo. Però io tornerei un attimo indietro in questo preciso punto, perché come potete vedere in questo preciso punto abbiamo cose da esaminare. Metti pausa, Cristo Dio. Possiamo esaminare per esempio lui. Sapere che ha un cyberware di livello militare rilevato, pericolo estremo, si consiglia estrema cautela. Ok. E qua già ci dice di ascoltare la conversazione. Mettendomi vicino a lui, vedi, lei nella... Scopriremo molto presto. Non c'è andata vicina, ma io... Un minuto e ho finito. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarle i rischi connessi. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà e che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Non dovrei nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. Saburo è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà, fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo che forse
non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Legga attentamente la documentazione. Il relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicuri di farlo. Sentito? I documenti del relic dovrebbero essere qui. Cercali. Perfetto. E già qui abbiamo, ascoltando la conversazione, vedete che lei si trovava nel momento nell'aria, quindi noi tramite queste brain dance possiamo appunto vedere quello che stava accadendo nell'aria, tipo ascoltare la telefonata che non avremmo mai potuto sapere. E qua possiamo vedere, come vedete, che c'è... Sento un ronzio. Esatto, qua c'è un condotto di raffreddamento. Saranno dei server. Tutti quei marchingegni costosi avranno dei controlli. Qua ci sono dei server, vedi? E noi abbiamo 3 livelli. Possiamo fare il livello, diciamo, esaminare gli oggetti, il livello audio e il livello termico poi, quindi dove possiamo rilevare punti caldi e punti freddi, da dove viene le cose. Per adesso, in base al nostro filmato, vedete che abbiamo queste aree... Diciamo, quando io scorro indietro abbiamo quest'area qua sul livello giallo, quindi livello video, dove ci sono in questo momento delle informazioni intorno a noi che possiamo prendere. Ok, quindi è vero che si trombava Evelyn, Tu pretendi che... Ma devo ancora cercare questo... il datapad di Yorinobu mentre è acceso. Ah, quindi devo scansionarci proprio il suo telefono mentre lui parla. Questo è un dettaglino. Un uomo stanco. Che possiamo ottenere. Ancora più indietro. Vediamo se possiamo prenderlo qui. Non lo fa fare. Cazzo, è il datapad di... Andiamo avanti, arriva lui, termina la chiamata. Termina la chiamata e si siede vicino a noi. Scusa se ti ho fatto aspettare. Gli affari. Stupidi a volte. Ci hai messo poco. Non ho fatto in tempo ad annoiarmi. Ok, quindi lei ci aveva dei rapporti. Bene. Attenzione, mi tocca il culo malissimo. Nervoso. È una fase. Passerà presto. Posso darti una mano, ma a una condizione. Tu pretendi qualcosa da me? Solo una. Concentrati su di me. Oh, hai ancora qualche caramella? L'ultima volta mi sono piaciute. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Torno subito. Molto bene, ma vieni qui da me. Un attimo. Cerco la cosa perfetta. Ah, questa ti piacerà. Attenzione. Sto guardando tutto il filmato per fare in modo che si scopra, diciamo, tutto quello che possiamo poi analizzare. Ecco dov'è il datapad che dovremmo cercare. Oh, cazzo. È come se stessi davvero... Che cazzo è? Mi sto toccando i coglioni. Concentrati. Non mi distraggo un cazzo, mi fa anche senso. Mi sei mancata. Tu. Lo so. Fine della registrazione. Meno male, stava finendo malissimo. Raga, guarda già dove eravamo messi. Allora, intanto tornando indietro un bel po', quando lui apre il cassetto, posa questa cosa, il datapad. Ah, mettiamo in pausa. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Ok. Il relic deve stare al freddo. Quindi il chip deve stare in freezer. Sì. Altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Torniamo un attimo indietro, sempre sul livello video, perché c'è ancora qualcosina da analizzare mentre noi siamo qui. In questo preciso punto c'è ancora qualcosa nell'aria. Eccolo lì. Una torretta automatica. Torrette automatiche. Scanner ultimo modello. E un'altra telecamera. Tutti connessi al server. Cioè, avete capito? Noi stiamo facendo tutta questa operazione qua. O almeno non mi vengono altre idee. Per andare a colpo sicuro, sapere tutto quello che ci aspetta per rubare il chip.
Questo è il livello di scansione termico. Infatti, quando noi ci avviciniamo qua, dato che abbiamo scoperto che il chip va messo in un luogo freddo, in freezer, dobbiamo vedere da dove può venire una zona fredda. Tipo qua c'è un condizionatore. Aria condizionata, modello standard per gli hotel di questo calibro. La temperatura corrisponde a quella scritta sui documenti, ma è impossibile che il chip sia qui. Quindi 12 gradi. Variabile, rischio di danneggiamento. 12 gradi sono sia poco e sia non è stabile come... Beh, a questo punto bisogna tornare indietro per vedere se il chip può essere nascosto da qualche parte qua. Che cosa? Oh! Ah, perché è nel mio campo visivo, una cassaforte nascosta. Il segnale termico corrisponde alle specifiche. Attenzione, sarà lì. È qui che Yorinobu tiene il chip, garantito. Mm-hmm, ce l'abbiamo, ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. Perfettissimo. So, usciamo. Possiamo uscire. Vedete che bello questa... diciamo, scansionare ciò che ci circonda. È quello che volevi? Sì, può bastare. Grazie, Judy. Siamo a posto. A dopo, T-Bug. Ottimo lavoro, direi. A presto. Cancello la cache e i tuoi dati. Come se non fossi mai venuto. Siamo dei cazzo di computer. Tienilo, lo metto sul conto di Ev. Dispositivo portatile per gestire le BD. È già calibrato su di te. Porca puttana. Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. E tiene i problemi alla larga da te. Ingegnoso. Mi piace questa, ragazzi. A proposito di problemi. Mi piace sapete lei. Sapete cosa vedo quando vi guardo? Due morti che camminano. Cazzo, The Walking Dead. Beh, tranquilla, tutto sotto. Tranquilla, è tutto sotto controllo. Se mandate tutto a puttane e vengono a cercare me? Judy, rilassati. Non succederà. Evelyn, per favore, niente stronzate. Tranquilla. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Tranquilla, prima o poi io e te andremo a vivere insieme. Te lo prometto, Judy. Vabbè, quindi possiamo andarcene. Judy, io prima o poi con te dovrò infilarti un discorso, diciamo. Ok, possiamo andare? Facciamo due passi. Ma anche quattro. Beh, che ne pensi? Penso che sia una gnocca in ogni caso, quindi che si fa? Quindi, ora che si fa? V, fa questo lavoro per me. Intendo solo per me. Niente divisioni del bottino con altri. Niente intermediari. Niente Dex. Perché? Lui si fida di me e poi sono cazzi. È vero anche che tu hai la figa e lui no. Beh, che ne pensi? Perché? Aspetta, lo vuoi fregare? Vuoi fregare il nostro fixer? Lo sapevo che c'era sotto qualcosa. Dex è un intermediario e a questo punto è inutile. Evelyn, non si scherza con i fixer. È l'unica regola che ogni mercenario di questa città conosce e rispetta. Ma se usiamo la testa... Non importa. Un errore del genere ti costa la reputazione e senza quella non sei nessuno. Sicura di volerlo fare? Meglio se lo chiedi a te stesso. Vuoi passare il resto dei tuoi giorni a far fuori Scav? O preferisci diventare una leggenda nel giro di una notte? La scelta è tua. E allora, raga, da un certo punto di vista, essendo delle persone di strada, no? Quindi ci teniamo molto alla nostra reputazione, al rispetto... diciamo, di queste cose. Vero anche, però, che così facciamo la gavetta vita. Quindi ci penserò. Sì, accetto. Ci saranno conseguenze, di sicuro. Lo so. Qualsiasi cosa tu decida, resterà tra di noi. Posso offrirti il 50%. Abbastanza Eddie da fare qualunque cosa tu voglia. Sarà la mia fine. Dex non perdonerà una cosa del genere. Dex non è l'unico fixer della città. Non avrai altre offerte come la mia, invece. Fammici pensare. Mm-hmm. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Vabbè. Okay. Buona fortuna. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. Livello 6. Abbiamo ottenuto un punto attributi e un punto talento. Ok, abbiamo completato la missione. Chiamiamo Dex, vediamo cosa ci dice. Come puttan.
Mister V. Ho la registrazione. La registrazione di Evelyn al Compechi valeva il nostro tempo. Quattro del... Magnifico. T-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. Con la storia della banca, bla, bla. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto. Sarò lì tra un attimo. A presto, Mister V. Ok. Vabbè. Missione completata, raga. L'informazione di qui possiamo uscire da questa zona. Beh, abbiamo capito, diciamo, come funziona qua la situazione. Vai a fare il culo, fatte i plastica. Ma siccome non so contro chi mi posso mettere, onestamente guido con prudenza. Proprio per questo motivo qua. Mamma mia, guarda che bella la macchina che abbiamo davanti. Porca puttana, e c'ho una carriola a confronto. Bene, a sto punto non ci resta che entrare qua nel ghetto. No, questi quartieri malfamati. Stasera. Madonna santissima, mamma, te lo dico domani. Ti Jake. Bene anch'io, mamma. Jake. Era ora, amico. Che stai facendo, bro? Sembra agitato. Sembra che hai appena corso una maratona. Tutto bene? Anni da mercenario e sudo ancora come un maialino arrosto quando parlo con mia madre. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi Wells. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene, più mi sembra di mentirle apertamente. Mi è arrivato un messaggio di Jackie mentre gli sto parlando. Questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby. Attenzione, eccoci qui, il locale dei pezzi grossi. Siamo arrivati, il locale dei pezzi grossi. Il meglio di questo ambiente, Chum. E vuoi sapere una cosa? Deme tutto. Ce lo siamo meritati, mano. Beh, effetti. Pronto a perdere la verginità? Andiamo. Attenzione, andiamo, vediamo che cazzo succede qua. Mamma mia, ragazzi, questo gioco si fa spettacolare. Questo episodio potrebbe essere un pochino lungo. Una volta questo posto era un obitorio, ci crederesti? È pieno di dialoghi. Jackie. Un obitorio. Cosa? Sono stato io a dirtelo. Ah, davvero? Cazzo. Saranno passati secoli. Voi pagliacci chi sareste? Allora, guarda, li sparo subito a questo io, eh. Siamo amici di Dexter DeShawn. Ci sta aspettando. Ehi, Dex. Ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Sì? A posto, allora. Dice di dargli due minuti. Magari andate a farvi un drink. Ti ho preceduto, viejo. Vabbè. Però è brutto, raga, che abbiamo un nome tramite Dex. Cioè, noi dobbiamo farci il nostro nome. Devono rispettare noi, non dei... Oddio, cioè questo era un obitorio che hanno fatto diventare un pub. Forse persino Morgan Blackhand. Si sono seduti tutti su questi scapelli. Ci sono addormentati sullo stesso bancone. Attenzione, questo è un pub famosissimo dei pezzi grossi, raga. Ehi, vedi quella tizia attempata? Quella è Rogue, la migliore fixer di Night City. Ma che? Pensavo fosse Dex il migliore. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. È lei che comanda qui. Che vi porto? Oddio. Ah, scegli tu per me. Ordina tu. Due tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. Due Johnny Silverhand in arrivo. Che guarnizione di peperoncino. Qualcuno ha fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cane. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Attenzione, credo che questo sia il locale più vecchio di Night City. Da quant'è che esiste l'Afterlife? Mezzo secolo? Di più, ma non so quanto. Sarà il locale più vecchio di Night City. È il più rispettato, non dimenticarlo. Mamma mia, bellissimo, ma cosa deve fare? Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. In modo fottutamente spettacolare. Meglio se in missione. Ah. Ah, che tradizione fantastica.
Bevi a Night City, bevi al diventare ricchi, al colpo di una vita. Allora, il colpo di una vita sarebbe a tema con quello che stiamo per fare, un colpo che ci diventerà ricchi, che ci farà diventare ricchi. Night City, beh, è la nostra città, però è vero anche che al diventare ricchi intende un pochino a come vada vada, basta che abbiamo i soldi, che comunque comprende anche il colpo che stiamo per fare, quindi sti cazzi. Al diventare ricchi sfondati. Leggende ricche sfondate. Vive, vive. Oh, è un chiaro prezzo. Sembra che non esistano leggende viventi. Suppongo che morire sia il prezzo da pagare per passare alla storia. Prima bisogna vivere da leggenda, eh? La morte è solo il gesto finale. Ah, comunque io sono Jackie Wells. Vuoi scriverti il mio drink? Sì, come no. Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Attenzione, no, ma qua c'è Ciccio. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Solo affari, niente di che. Come il lo sa? Il signor Deshawn è pronto a ricevervi. Dex è un cliente abituale, vabbè, sti cazzi, andiamo. Il signor Deshawn non piace. Grazie. Oh, vai a fare in culo, che appena divento più potente di quello in culo subito. E appunto, non sei molto soggevole, guarda che lavoriamo insieme, coglione. Esatto, Excelsior. Oh, c'è pure T-Bug. Devo andare. Abito Miritech. Bene, Mister V. Tutta la famiglia riunita. Servizi di trasporto. Finalmente. È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? E io mi voglio sedere pure, porca puttana. Dove mi siedo? Posa il Flathead, ah, ok. Ma dove cazzo ce l'avevo messo? Okay, allora. Questo è il robottino che abbiamo preso nell'episodio. Bella cabina, è insonorizzata? Jackie. Nessun problema, il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Mr. V. Evelyn Parker, com'è andata? Attenzione, perché qua già il fatto che lui comincia da questa cosa, che mi domanda subito di lei, significa che forse già lui se lo aspetta che... Pronto? Che Evelyn vuole, diciamo, tradirlo, e quindi vuole vedere io da che parte sto. Questo mi mette alla prova, raga. Non male, vuole tagliarti fuori. Così lo andremo a tradire subito. Piuttosto bene, abbiamo visto che il compagno plaza dall'interno. Beh, per adesso stiamo al gioco. Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compaki Plaza, dall'interno, con quella B di grezza che ha girato. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo. L'amichetto speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Minchia, raga. Maria, non so cosa fare, cazzo. Su, non fare il timido. Vai a fare il culo. Oh, c'è qualcosa che non mi torna di lei. Quella Parker, non so, mi è sembrata un po' ambigua. Non mi convince. Una sera sorseggia a Sham Paradise con Yorinobu. Quella dopo chiacchiera con i clienti abituali dell'Izzy's. Appunto, le certo. Due cose non tornano. Ha colpito anche me. Stai dicendo che se facciamo 2 più 2 otteniamo 5? Allora ci manca una parte dell'equazione, ovvio. È per questo che avete un fixer. Se qualcuno cerca di fottervi, deve prima fottere i 130 kg di Dex Deshawn. C'è qualcos'altro? Ma raga, io da una parte è vero, eh. Cioè qua siamo in una situazione difficile. Secondo me tutto questo dipende da quello che noi diciamo. Ora noi sappiamo che Parker vorrebbe fottere lui. È vero anche che di come lui, magari è soltanto il suo modo di fare, ma di come si sta parlando, mi dà l'impressione che già lui lo sa o se lo aspetta. Il fatto che ci sia anche T-Bug, possibilmente si sono detti qualcosa. Quindi non lo so, io gli direi la verità anche perché manco a me mi convince il fatto che... Però è vero anche che se così non fosse, la mettiamo in pericolo, Evelyn.
Guarda, io me la rischio, perché se devo scegliere comunque... Guarda, me la rischio, tutto qui, dai. Credo che volesse solo vedermi di persona. Voleva vederti di persona, eh? Perché non parliamo del piano? Cos'hai per noi, Dex? Questo. Ok, diamo un'occhiata. Madonna, mi dire che mi Dex incula. Abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Che mi ha messo l'ansia quando ho detto volete vedervi di persona. Tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi, con l'aiuto di Bug, penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio è quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. T-Bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Allora, che tipo di coperture ci procurerai? Appunto, parliamo di questo, parla Queste nuove sicuro. identità, qual è la nostra copertura? Salve, Ramon Victorino. E tu sei Harry Conwell. Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hajime Taki. C'è altro? Vabbè, ci sta. Vai. Ok, credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? La fetta per i nuovi arrivati è sempre la stessa e non negoziabile. 30%. Fratello, il 30. Ogni parte di questa operazione comporta dei rischi. Questo è il valore che ho stabilito per voi. Quella ci dava il 50, Evelyn. Potrei dire a Jack di non insistere o provare a dire che non è un po' poco. Beh, in effetti stiamo rischiando la Mr. V? vita. E vai a E fare. dai, Dex, non è un po' poco? Aspetta, amico. Chi ha preso il Flathead? Chi ha trovato le informazioni sulla Braindance? Ed entreremo noi in un hotel pieno di uomini dell'Arasaka a rubare il Ma giocattolo al figlio del appunto. capo. Siamo noi questo lavoro. E chi vi fornisce il trasporto, una netrunner esperta, un piano e delle informazioni a prova di bomba? Sicuro di voler fare questo discorso? Eh beh, ho capito, però gli Eddie non sono sempre Su, la cosa non più fare il importante. timido. Gli Eddie non sono la cosa più importante, Jack. Ti sei bevuto il cervello, V? Curioso. E quale sarebbe la cosa più importante? Beh, essere ricordati per qualcosa. Non volevo dire questo, pensavo che era diverso, però vabbè. Voglio ciò che vuole chi conta, essere ricordato. La gente, dopo il lavoro in locali come questo, tra 50 anni parlerà di quello che ho fatto. Vuoi una credibilità, una reputazione? Ti capisco perfettamente. Rispetto. Solo per questo ti do il 35%. Oh. Ultima cosa. Il Compeki non ammette armi, barriere di sicurezza, eccetera. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il Flathead nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, fico! Grazie Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri Eddie? a te. Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i pollici? Starete tranquilli e terrete un basso profilo, l'Arasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Vado anch'io. Devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. Come vi conoscete? Voglio capire se T-Bug ci tradisce. Tu e Dex vi conoscete da tanto? Perché? Beh, sai, la gente dice di tutto. Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Marco Aurelio, credo. Tu, Dex, e la filosofia. Non mi stupisce che andiate tanto d'accordo. Bah. Ma vabbè, dai, Tutto chiaro. ok?
Mettiamoci al lavoro. C'è qualcosa che non allora mi convince. Sei pronto a iniziare o no? Chiamano tutti un culo incredibile in sto gioco. Devo occuparmi prima di una cosa. Devo prima occuparmi di una cosa. Ma certo, raggiungimi da della main. Ok. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio noi ci salutiamo qui. Non dimenticare l'abito. Non ti preoccupare. Direi che per questo episodio noi ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio andremo a vedere cosa succederà. Diciamo che ti metti. Beh, questa cosa, raga, mi è piaciuta, perché veramente mi sono trovato in dubbio su quello che dovevo dire. Spero di fare la scelta giusta poi, perché da una parte, mica, vorrei trombarmi Evelyn, quindi devo dargli corda. Dall'altra parte è vero anche che non dobbiamo fare i coglioni, cioè nel senso, non la conosciamo ancora. Appunto, è una persona che è entrata liberamente così nei piani alti a trombarsi addirittura l'unico erede degli Arasaka, e poi magari lo incontri lì al pub qualunque a parlare con me. Cioè, capisci? C'è qualcosa da capire. Per adesso penso di aver fatto la scelta giusta, non dire niente e vedere come procede la situazione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk. Ciao per le mie.